Bentornati sul canale di Axios00, bentornati a un episodio di Super Mario Galaxy. Perché sto ritornando qui nelle stelle sfida? Perché c'era il tubo che non avevamo visto noi la scorsa volta e che ci fa tornare semplicemente qui, dannazione. Ok, allora aspettate un attimo che voglio verificare che c'è anche dall'altra parte. Perché se c'è un tubo di qua, magari dall'altra parte c'è qualcosa. Non lo so, ma almeno andiamo a vedere. Direi che non c'è assolutamente niente. Quindi questa zona ce la siamo esplorata tutta ben benino. Va bene, possiamo tornare via. Ok, mi sembrava giusto andare a controllare anche cosa faceva il tubo e quant'altro, perché non si sa mai, poteva sbloccarmi chissà che livelli ulteriormente difficili, visto che erano molto semplici quelli prima. Ho detto, ma sì, dai. Allora, andiamo al livello della stanza da letto, se non erro, erano quelli dove... Sì, della camera da letto, ok, va bene. Vediamo un po' cosa ci mancava da fare, cosa dovevamo fare. Tra l'altro mi avete detto di salire sopra la cupola per parlare con lo sfavillotto rosso. Vediamo un po' di farlo o alla fine di questa puntata o magari nella prossima. Comunque qui c'è una cometa burlona che non so se mi ha sbloccato. Non credo, perché quando è grigia in quel modo mi sembra che non la sblocchi. Almeno da quello che ho capito, però potrei anche sbagliarmi, quindi... ok, perfetto. Allora possiamo procedere ad andare alla fine di questa... di questo osservatorio, chiamiamolo così. Anche se ci sarebbe questo da fare prima, ragazzi. E c'è questo, ci facciamo questo, per forza. Ok, galassia dolce arrampicata. Sembra carina, sarà col potenziamento dell'app, perché vedo che ci sono... proprio tutti i vari congegni a peschi. Chiamiamoli così, non so cosa ho detto, ma va bene, vi preoccupate. Sali in cima Mario Ape, bene. Allora, vediamo un po' cosa riusciamo a fare col Mario Ape. Ho 9 1-up perché mi è arrivata la lettera di Peach e l'ho presa perché avevo paura di tornare appunto alle galassie sfida. E ho detto, ok, forse è il caso di prenderla, la lettera di Peach, se per caso me la invia. Però poi vedo che forse non ce ne sarà bisogno. Ultime parole famose prima di morirci definitivamente. Comunque, Mario Ape, eccolo qua, il nostro Mario Apetto. Il Norio. Norio, come mi è venuto in mente di dire Norio, non lo so, ma va bene così. Allora, no, guarda, dovresti... Mario, ok, mi gira la testa. Allora, vai così che va bene. Vai, Marietto. Vai, Mariuccio. Vedo che comunque la gravità ci porta verso questi blocchi, quindi può essere una cosa positiva tutto ciò. Anche perché dovremmo in teoria rimanere vivi, forse. Ora non so per quanto, ma comunque ci proviamo. Ok, monete a profusione. Ste monete inutili come in poche. Comunque... No! Mario giù! Mamma mia! Ok, calma e per piacere. Noi procediamo. Che è inutile tanto stare lì a perdere tempo con queste monete. Vediamo un po' di... Ah! Io mi vedo veramente male, ma... No, Mario! Ma ci provo! No! Non così! Aspettate, l'ho saltato! Ho volato troppo alto! Cosa ho appena fatto? Cosa ho appena fatto? Mamma mia, quanto ho rischiato! Ok! Mi ero proprio visto male, e per male intendo molto male. Comunque vedo che alla fine... no! Ok, ora mi vedo veramente male perché... Ale, calmati! Ok, ho giocato bene fino adesso. Era tutto molto semplice e io ho reso tutto molto complesso. Ah, meno male. Mamma mia, che calvario. Ok, saltiamo quelle due monetine laggiù, tanto non ce ne facciamo niente. Prendiamo questa benedettissima maxi stella lancio. Ah, mamma mia, che incubo. Un incubo, occhi aperti. Tante astroschegge, tanto da prendere addirittura una one-up. Bene, ma che bello avere queste pietre che ti cadono in testa. Ma che soddisfazione estrema. Ok, vediamo. Come faccio ad andare di là se queste mi passano giù ogni 3 nanosecondi? Mamma. Odio quando fa così il nostro Mario Ape. Perché non riesco a capire come fare a evitare di essere colpito. Vai così, grande Mario Ape. Grande in questo modo. E ora andiamo via di qui il prima possibile perché non so come andrà a finire. Qui occhio, perché a prendere in testa uno di questi cosi ci vuole un attimo. Però posso fare anche così. Ok. No, via. No. Va bene, maxi stella lancio. Ma vieni qui che ci prendiamo un po' di astroschegge che avevamo dimenticato da prima. Quelle nuove. Ma alla grande così, altre one up. Allora, questa galassia mi sembra molto buona per prendere one up.
Vi giuro. Oh mamma, ok, ok, ritiro quello che ho detto. Questa galassia mi sembra molto buona per perdere, 1UP. Mamma mia, è tragica la situazione, molto tragica. Comunque se stanno lì va bene. Io non vorrei dargli sederate per il semplice fatto che non vorrei rischiare di perdere potenziamento o quant'altro. Non mi sembra proprio il caso. Altre 1UP. Ne avevamo 9 quando siamo entrati qui dentro. Siamo a 14. Siamo a 14 1UP. Io non credevo di che ne avrei mai prese così tante. Però vedo che è andata bene. No! Bravissimo Mario, perfetto. Grandi così. Ora prendiamoci queste astroschegge e poi voliamo via di qui, anzi aggrappiamoci via di qui. Perché voliamo, non abbiamo volato. Dettagli. Oh, qui bisogna stare decisamente attenti in questa zona. E più che altro evitare che Mario inizi nelle sue giravolte classiche da non farmi capire dove sta andando. Qui c'è la superstella. Yes! Ah, mamma mia, calvario. Calvario di galassia, però bellissima. Però molto bella. Utile, ripeto, per chi vuol farsi delle 1UP in più. Per chi vuol guadagnarsene qualcuna. Perché ne abbiamo prese veramente tante. E sì, abbiamo rischiato forse di morire un paio di volte. Però abbastanza semplice il tutto. Galassia completata. Era quello che volevo. Quindi va bene così. Non salviamo il gioco. E a questo punto io direi di... No. Direi di non fare questo principalmente. Ale. C'è lo stabilato ghiotto di là. Aspettate un po'. Aspettate una... Quello non l'avevamo preso ancora. Io sono sicuro che questo non l'avevamo ancora preso. Hai delle astroschegge? Sì. Esatto. Questo mancava. Quanto? 800. Ok, ne abbiamo in quantità, quindi non ci sono problemi. Te ne diamo tranquillamente 800. Meno male ci ho fatto caso, perché questo proprio me lo stavo per perdere. Stavo per andare alla galassia del boss senza fare questo. Ok, trasformazione. Vediamo un po' dove ci farà andare stavolta. Si trasformerà sicuramente in una maxi stella lancio, anzi in un pianetino lui. Che diamine è quella cosa? È sorta una nuova galassia, galassia tunnel marino. Preferivo non essere venuto mai qui. Mannazione. Allora, c'era la tenda, l'ho visto ora, sopra c'era roba. Comunque... I pesci fossili e l'esca dorata. Non so perché esca dorata mi sa tanto di Monster Hunter o qualcosa del genere. Non lo so perché. Comunque procediamo e vediamo un attimo. Carino. Beh, molto carino direi. Bellissimo tra l'altro lo scrigno che sa molto di Zelda Breath of the Wild. Vi giuro, sembra uno di quegli scrigni. Noi non siamo arrivati come personaggi, siamo arrivati come palle di cannone direttamente. Non so se ci avete fatto caso alla quantità di velocità che avevamo quando siamo... Ci siamo schiantati lì dentro. Allora, prima di tutto parliamo con lui un attimo. Dici, questa caverna è il mio nascondiglio. Il posticino ideale per pescare. Non mi sembra, però mi fido. Qui il forzale si aprirà al guscio che brillerà. Quindi niente guscio normale. Che però potremmo usare per andare più tranquillamente sott'acqua. No, guarda, dovresti fermarti e poi farti colpire e darci una 1UP, ma anche sì. C'è roba qui dietro? No, ok, c'è niente. Qui nel mezzo, yes, grazie a voi. Questo l'ho scoperto grazie a voi, grazie ai vostri commenti, perché altrimenti non ci sarei mai arrivato a una cosa del genere, quindi grazie di cuore. E quando ci sono le cose in cerchio, in pratica, piruetta, mi avete detto. E io l'ho fatto, e effettivamente funziona. Allora, io qui non ricordo assolutamente come... Come fare a fare qualsiasi cosa attualmente. Ok, il nuoto me lo dimentico sempre. Viene usato poco e tutte le volte che lo andiamo ad operare mi dimentico come usarlo effettivamente. Allora, riprendiamoci un attimo il guscio. Perché mi viene da inclinare il Wiimote, no? Per muovermi sott'acqua. Invece è da girare il nunchuck. Più che altro lo stick del nunchuck va usato per nuotare, andare più bassi e quant'altro. E io tutte le volte me ne dimentico. Lì c'è una 1UP, guardate che carina. Ce la prendiamo subito. Ok. Qui presumo che dovremmo rollare. Anzi, spaccare il tutto. E c'è roba laggiù. Io sto rischiando di non arrivarci vivo. Più che altro perché non ho aria. E non ho idea di come riprendere. L'ho ripresa? Forse con gli spicchi si riprende l'aria? Magari? Qualcosa di simile? O sono questi cosi che gli danno aria? Non lo so, ma qui ho visto un altro spicchio. Aspettate un po', siamo a 3. Bravissimo Mario, alla grande. Ora, dove sono gli altri due?
Un altro è qui, mi sembra. Giuro che mi è... Sì, è qui. Mamma mia, però sono nascosti benissimo, alcuni. Sono veramente, veramente nascosti bene. E tra l'altro, ora non ne vedo altri. Questo potrebbe essere un discreto guaio. Ci vediamo appena trovo... Eccolo lì. Visto, visto, visto. Vieni qua, Maxi Stella Lancio. Anzi, Stella Lancio normale, attivata. Girati, Mario, perfetto. Bene, bene, bene il fatto che ogni volta che... Ah, che prendi uno spicchio ti ridi all'aria. Questa è una cosa non ottima di più. Ma intanto voliamo... Vogliamo in un altro posto pieno d'acqua. Perché? Ah, è il guscio. Il guscio dorato. Come ci torno di... No, aspettate una... Come ci torno indietro da qui, dannazione. Non da sopra, sicuramente. Quindi presumo che dovrò scendere. Io mi butto di sotto. Vediamo un po' se ci posso tornare indietro da sotto. Beh, penso di sì. Qui ora va... L'unica casa va trovato dove era il passaggio. Ecco. No! Quello lì. Quanto... Quante probabilità ho di colpire il muro e rompere un altro pezzo? Ok, se non rollavo prima facevo prima, dannazione! Vabbè, dettagli, non vi preoccupate, è tutto regolare. Prendiamoci aria e andiamo verso lo scrigno d'oro a sto punto. Se Mario non si incastra nel nulla, bene così. Ah! C'è il capitano! È stata dura, oh Mario. Stavo cercando di prendere una superstella, ma è caduta in un forziere, che incubo. A ogni modo puoi tenere tu la superstella che ho preso. Che ho preso? Era un punto di domanda, certo che te la tengo io, capitano, ci mancherebbe. Bellissimo. Non me l'aspettavo di venire fuori il capitano da qui. Capitan Toad, mitico. Prendi questa superstella. Se non muoio prima, volentieri. Sì. Mi fai fare il salto all'indietro? Grazie, andiamoci un po' di grazia e cattiveria anche nello stesso tempo, che mi sembra giusto. Mamma mia. Ok, ci siamo sistemati anche questa galassia. Io non credevo ce l'avrei mai fatta, però è andata. Ah, i pesci fossili e l'esca dorata, galassia tunnel marino, bene, galassia completata, perfetto. Allora ragazzi, prima di andare a fare il mondo, la galassia del boss, io direi di provare a vedere se mi ha sbloccato qualcosa nelle galassie precedenti. Osservatorio 3, niente superstelle sbloccate. Almeno niente come Teburlone né quant'altro, quindi nulla da fare. A sto punto, visto che siamo qui, poi ci salutiamo, io direi prima di tutto di non scontrarci troppo con questi sfavillotti, di parlare con quello che dovrebbe essere questo, lo sfavillotto rosso che mi dicevate. Che ci dice? Non ti svelerò il mio segreto. Non svelerò mai il mio segreto. Bene! Quindi se io ti monto in testa, che succede? No, ok, niente, non succede nulla, perfetto. Quindi ancora molto probabilmente non ho sbloccato questa parte, perciò ce la vedremo più avanti sicuramente, non vi preoccupate. Per questo episodio ci salutiamo qui, a questo punto poi nel prossimo faremo, finiremo l'osservatorio 4. Faremo la galassia boss, praticamente l'osservatorio 4. Io vi ricordo, se vi va, di condividere questi video sui vostri social, se vi va di lasciare un like al video se il video vi è piaciuto. E noi ci vediamo alla prossima, ciao!